Ciao ragazzi, oggi siamo a Cervesina, circuito Tazioni Angolari, box Jazz Motorsport e in esclusiva proviamo questa bellissima vettura GT3. Andiamo a vedere i dettagli di questo mostro, impianto frenante in acciaio al posto di essere carbonio come di serie, ABS come lo vuole il regolamento. Guardiamo subito il muso, bellissimo tra l'altro, aggressivo, poi con questa livrea è fantastica. Splitter molto grande per creare tanta deportanza, vedete anche le prese d'aria per raffreddamento freni. Porte ovviamente alleggerite, perché qui il peso è importante, abbiamo un peso generale di 1240 kg, poi dipende dal BOP, dal regolamento, perché ripetiamo, questa macchina GT3 può correre in tutti i campionati che ci sono al mondo, come Blancpain, il GT3 italiano, australiano, dappertutto, anche in America. Altra fase importante, questo alettone molto forte con il Nolder, che anche questo crea tantissima aerodinamica, e qui a Cervesina, soprattutto in curva 1 dove si affronta in quarta marcia, si sente tanto la deportanza, puoi portare dentro molta velocità. Guardiamo questo diffusore che ancora crea tantissima deportanza, veramente bello, un'opera d'arte. Questo cerchiolino vediamo è l'Airject, che è il sistema pneumatico che serve per alzare la vettura quando si fanno i pit stop nelle gare endurance o anche gare sprint. Questo è il cuore della vettura, motore 3500 biturbo da 590 cavalli circa, poi dipende sempre dal BOP del campionato. Andiamo all'interno e vedete è abbastanza stretto, però si riesce a fare con un po' di elasticità. Vediamo questo volante, bellissimo, stile DTM, e vediamo i principali settaggi subito sul volante, quelli più importanti per il motore. Motore e traction control, che ovviamente li puoi cambiare ogni giro o comunque durante lo stint di gara quando la gomma va a degradarsi. Paddle shift molto comodo, molto ergonomico. Qui abbiamo un grosso fan per ovviamente abbassare un po' la temperatura interna, perché si raggiungono nelle gare calde, si raggiungono anche 50 gradi interni nell'abitacolo ed è veramente dura, ve lo posso dire. Qui abbiamo i vari settaggi, parte superiore luci generali, poi brake balance molto importante, che anche qui possiamo lavorare tanto, soprattutto in fase di qualifica o anche quando vogliamo cambiare un po' il bilanciamento vettura. E qui i vari controlli del dashboard, ESP mode, le varie pompe per le varie emergenze, diciamo. Difatti è posto qui in basso con un po' meno importanza, che diciamo quando hai una guida concentrata per ritmo gara o qualifica, principalmente noi guardiamo sul volante, e difatti qui abbiamo le impostazioni quelle principali. Un'altra cosa molto importante è l'ABS, che con queste macchine GT3 è importantissimo. Ovviamente tutte da omologazione devono avere l'ABS, il controllo di frenata, però è molto graduale e possiamo decidere da 1 a 10 di posizioni, quindi anche lì è in base alla sensibilità del pilota decidere come andare. È uguale, stesso discorso per il traction control, quindi molto importante. Come vedete io sto benissimo e da qui non mi muovo. Ciao ragazzi!